Allora, carissimi amici e amiche, do a tutti quanti il benvenuto a questo nuovo ciclo di catechesi per questo anno 2021-2022, è dedicato al Catechismo di San Pio X, diciamo subito in maniera molto molto esplicita. L'esigenza di questo ciclo di catechesi è nato da un desiderio, diciamo così, captato da parte di più di qualcuno di formazione chiara, quindi di avere un pochino di chiarezza circa i punti salienti della nostra fede divina e cattolica. E peraltro io ho avuto un'ottima esperienza, ecco, diciamo così, nell'uso pastorale in certe circostanze, anche con i giovani giovanissimi. Del tanto vituperato Catechismo di San Pio X, accusato di essere troppo scolastico, troppo teorico, troppo nozionistico o cose di questo genere, ma sinceramente sarà probabilmente il fatto che necessita di essere forse commentato, spiegato, certamente, no? Magari alcune, certamente in certi passaggi, magari alcune tematiche. Si vede che sono un pochino tarate, nel senso che sentono il peso degli oltre 100 anni che ha, e certamente alcuni passaggi, specialmente con il cambiamento di alcune discipline anche nella Chiesa, un po' canoniche, un po' per esempio nella struttura, di alcuni sacramenti, per esempio l'unzione, certamente possono considerarsi un pochino superati, quindi ci vuole qualche piccola attenzione, però a mio avviso la sostanza e anche l'intuizione di questo catechismo rimangono validi. Non è un caso che anche per quanto riguarda il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, sotto il pontificato di Ratzinger, quindi di Benedetto XVI, dopo che è stato, diciamo, promulgato il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica nel 92, è stato però poi promulgato il compendio che segue, diciamo così, lo stile della domanda e della risposta, che è molto più breve rispetto alla ampiezza del Catechismo della Chiesa Cattolica nuovo. Perché? Perché un testo così ampio, certamente, un testo così ampio come il nuovo Catechismo è proprio un trattato di teologia, come dire, veramente di. È una sorta di mini, non so, vorrei dire, no? Di mini summa teologica, cioè ha sempre la struttura del catechismo, adesso la vedremo, no? E un catechismo è ben strutturato, quindi ha una sezione dedicata al credo, ciò che la Chiesa crede, poi ciò che la Chiesa vive, quindi i comandamenti, e poi ciò che la Chiesa celebra, i sacramenti e la preghiera. Tutti quanti i catechismi, per essere un catechismo, devono essere strutturati in questo modo, no? Quindi la lex credendi, la lex vivendi e la lex orandi. Però il catechismo è molto ampio, quindi che succede? L'ampiezza dà il vantaggio dell'approfondimento, quindi a chi lo conosce già bene il catechismo, ottimo il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, perché avendo già le idee chiare, quindi avendo già, come dire, lo schema in testa ben definito, lì puoi approfondire, puoi spiazzare e puoi spaziare come vuoi. Il problema è che se uno non ha lo schema ben definito, succede che se va a navigare in acque aperte, a mare aperto, e non sa nuotare, si affoga. Quindi corre il rischio di non ritrovare il bandolo della matassa, no? Prima di andare a navigare, a nuotare nel mare aperto, bisogna aver imparato a nuotare, e per imparare a nuotare ci vuole la piscina, ci vuole un istruttore, quindi una cosa più piccola. Dopo che tu hai imparato i fondamentali, i quattro stili, puoi andare a navigare in mare aperto quanto vuoi, no? Ecco, e quindi questo è un po' lo spirito e anche ciò che ha animato, percependo anche un pochino in giro queste cose. L'idea di questo nuovo ciclo di catechesi, evidentemente diretto agli adulti, no? Che è una sorta, io per tanti anni a livello pastorale, e questo vuole essere, diciamo così, la versione di questo anno pastorale,
ho dedicato un incontro mensile al catechismo degli adulti. Purtroppo, ecco, in presenza non molto frequentati, come accade a tutti i parroci. Qui, che è una piccola parrocchia, ancora di meno, ma anche nelle parrocchie dove sono stato precedentemente, che erano un pochino più grandi, sì, certamente non c'era una presenza esigua, però fa sempre un po' di tristezza, nel senso che alle lezioni di catechismo, anche per adulti, dovrebbero accorrere in massa, perché la formazione della nostra fede è quanto di più importante possa esistere, cioè una fede non formata e una specialmente poi nei tempi che stiamo vivendo, in questi nostri tempi attuali, complicati e difficili, è assolutamente insufficiente, inadeguata, non ce la possiamo fare. Quindi è importantissimo curare una propria buona formazione. Vedremo che il catechismo è un esempio decimo, che si presta anche a essere imparato a memoria, magari uno se lo imparasse a memoria, almeno nei tratti essenziali, come era un tempo. Ovviamente non imparare a memoria con la memoria del pappagallo, d'accordo? Perché ti ha creato Dio, Dio ti ha creato per conoscere, amare e servire in questa vita e per goderlo nell'altra. Quindi, bravo. Ecco, quindi no. È un imparare compreso, ecco, come quando preghiamo, no? Che non dovremmo pregare a pappagallo, ma dovremmo pregare col cuore, quindi partecipando con il cuore, con la mente, con la volontà alle parole che stiamo pronunciando e che evidentemente sappiamo a memoria, almeno per quanto riguarda la preghiera vocale, altrimenti non potremmo farla la preghiera vocale, no? Allora, seguirò il testo, ci sono vari testi del Catechismo in esempio decimo, c'è il Catechismo in esempio decimo maggiore che è molto esteso, e poi c'è un testo promulgato nel 1913 che si adatta proprio alla catechesi, diciamo così, fondamentale, ecco, proprio non è ampio tanto quanto il Catechismo maggiore, è sempre ovviamente di esempio decimo, ma è molto sistematico, molto diretto, molto preciso. E a mio avviso è meglio seguire questo. E quindi partiamo subito. Si trova anche online il testo, oppure si trova facilmente reperibile in giro con il nome appunto che ho detto. E comincia con una piccola introduzione. Sono due versetti due versetti della Sacra Scrittura spettacolari, che danno un po' il là, a che serve il catechismo. Allora, Gesù dice, Giovanni 17,3, questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. È un problema di conoscenza. Noi credenti conosciamo il nostro Dio. Non diciamo subito che Dio è inconoscibile, certo che Dio cioè, è chiaro che Dio è, lo vedremo, è ineffabile, non possiamo avere una conoscenza perfetta di Dio in questo mondo, perché altrimenti non aspettiamo di andare in paradiso a vederlo faccia a faccia. Ma non avere una conoscenza perfetta non significa non poter avere una conoscenza vera, sufficiente e adeguata, di fede, ma vera, sufficiente e adeguata. Noi non possiamo non saper balbettare manco mezza parola. Adesso vediamo un pochino, chi però non ho mai sentito tante cose che dicono. Se uno ti viene a chiedere, senti un po', ma qual è il discriminante tra Dio e la creatura? Vedremo questa sera, se Dio vuole. Ci sono quattro attributi, sono attributi, cioè proprietà che Dio ce l'ha e io non ce l'ho e non ce l'hai manco tu e non ce le possiamo avere, cioè, e non ci vuole la scienza infusa, vedremo per capirlo.
è abbastanza facile capirlo. Però questi quattro attributi sono il discriminante tra Dio e la creatura. Ma lo vogliamo sapere? Cioè, per capire, insomma, dinanzi a chi stiamo, almeno un po'. Quindi, se tu non conosci il catechismo, tu Dio non lo conosci. Anche perché il catechismo, penso che si sappia, diciamo anche questo, tutti i catechismi. Che cosa sono i catechismi? Allora, la Sacra Scrittura, che insieme alla tradizione è fonte della rivelazione, su cui poi il Magistero opera per definire, estrapolare, trarre, eccetera, eccetera, non è scritta in maniera sistematica, non è un trattato di teologia. Non c'è niente a che fare, per esempio, con le mie catechesi, tutti quanti mi dicono tu sei molto sintetico, sei molto sistematico. La Bibbia non è così. Nella Bibbia tu c'è una... Certo che c'è un filo logico che dice soltanto Nostro Signore. Certo, se tu prendi le prime parole del libro della Genesi e l'ultimo del libro dell'Apocalisse, capisci che è giusto che le prime parole siano quelle e che le ultime siano quelle del libro dell'Apocalisse. Questo va bene. Ma dentro si snoda in 2400, 500, 600, non mi ricordo pagine, un mare magnum che non finisce mai. Tante cose della Sacra Scrittura non si capiscono, non ci ha capito mai niente nessuno. E a quanto pare, perché il Nostro Signore l'ha detto a più di qualche santo e mistico, Dio stesso ha voluto mettere dentro la rivelazione delle cose per non farci capire niente, cioè non si capisce niente. Non poco, niente. In alcuni passaggi, e non ci ha capito niente nessuno, neanche i più grandi santi, neanche i più grandi esegeti, neanche i più grandi interpreti. Qualcuno si è avventurato in qualche interpretazione allegorica che poi diventa quasi fantasiosa, no? Ecco, allora dici: io mi leggo la Bibbia. Sì, per carità, a parte che ti leggi la Bibbia è cosa molto buona, però sappi due cose. Primo, che non è un trattato di teologia. Secondo, che molte cose non le capisce neanche chi ha studiato, neanche chi è esperto, neanche chi c'ha come un consacrato o un vescovo o più che un vescovo, quindi un particolare nome da parte dello Spirito Santo. Quindi io ho fatto tanti corsi biblici, no? Tantissimi nel corso degli anni, anche quest'anno. Uno dei mercoledì del mese sarà dedicato alla conclusione del Vangelo di San Giovanni, no? E in questo ho anche indicato ai fedeli alcuni libri che sono abbastanza accessibili, perché c'è chi desidera avere comunque una lettura diretta della Bibbia, ed è una cosa molto buona, indulgenziata tra l'altro. Per mezz'ora di lettura continua della Bibbia c'è l'indulgenza plenaria, questo, plenaria, quindi non parziale, quindi questo perché lo sappiamo, per mezz'ora continuata, come mezz'ora di adorazione al Santissimo Sacramento. Però non è così semplice. Quindi per conoscere che cosa ha fatto la Chiesa, perché ha fatto i catechismi la Chiesa? La Chiesa ha fatto i catechismi per rendere sistematico e quindi comprensibile ciò che Dio ci ha rivelato a modo suo, perché Dio ha dato una rivelazione a modo suo. Quindi è un'operazione, quindi è un'opera fatta al servizio dei fedeli, fatta evidentemente, questo promulgato da un papa, da chi ha avuto il mandato da parte di Nostro Signore di ammaestrare tutte quante le nazioni, di far conoscere Dio e la sua parola. Secondo versetto introduttorio: chi si accosta a Dio deve credere che Egli esiste e che premia quelli che lo cercano. Attenzione, premia quelli che lo cercano. Quindi la nostra ricerca di Dio si compie non solo nella conoscenza e quindi nello studio, diciamo così, che in parte è anche uno studio del catechismo. Cioè, non bisogna avere paura di usare questi termini, d'accordo? Perché una cosa, perché ti si fissi in testa, tu la devi studiare, mi dispiace. E se non vuoi fare uno studio, che ti posso dire,
come a scuola, no? Che ti prendi proprio il libro, leggi e ripeti, devi comunque sapere una cosa. Perché ti entrino in testa alcuni concetti, li devi ripetere, per forza. Ho detto tante volte, siccome insomma io cerco sempre di tenere allenata la conoscenza e l'approfondimento delle lingue, allora è scientificamente dimostrato, attenzione, se tu ti stai studiando una lingua e ti trovi dinanzi ad un termine nuovo, non è che tu leggi quel termine nuovo una volta e ti si fissa nella memoria, ma te lo scordi proprio. Cioè, 2 minuti dopo te lo sei già dimenticato. Perché ti si fissi nella memoria ci vogliono 30 ripetizioni e a scadenze tempo, non 30 ripetizioni a distanza di 5 minuti l'una dall'altra, perché sennò domani te la sei dimenticata quella parola. Quindi alcune vanno fatte nell'immediato, tipo 2-3. D'accordo, 4-5, poi giorno dopo lo riprendi, poi 2 giorni dopo ancora lo riprendi, fino alla 30ª ripetizione sicuramente quella cosa si è fissata. Certamente ci sono delle variabili, qualcuno ci mette un po' meno tempo, ma con 30 ordinariamente, a meno che insomma ci sia proprio una persona con una memoria molto molto debole, quella cosa si è fissa in testa. Allora, e col catechismo come facciamo? Un sacco di gente sta col catechismo della prima comunione, tra l'altro chi ha una certa età ha fatto il catechismo in un certo modo, ma adesso l'età dovrebbe essere cominciata ad essere avanzata, perché anch'io, quando ero piccino, ho fatto il catechismo sulle sperimentazioni fatte post concilio, quindi con i testi rielaborati, che adesso c'è tutto quanto un fermento in giro perché è stato riconosciuto, insomma, anche da parte che molte di queste cose sono state un flop. Io ricordo, insomma, il vescovo che mi ha ordinato sacerdote, quando parlava della catechesi, dice: non date retta a tutte queste stupidaggini del nozionismo delle cose, perché qua con questa scusa che non facciamo più nozionismo, i ragazzi arrivano alle cresime che non sanno niente, cioè. Non soltanto che non hanno nessun rapporto esistenziale profondo con la preghiera, cioè con la Chiesa, perché sono piccoli, ma gli manca anche quella base minima di conoscenza che si portano dietro e sulla quale poi un domani, quando si riavvicineranno, la grazia possa un pochino operare. Sapeste quante persone io ho conosciuto da parroco, che ho confessato anche, no? Quindi che ho riaiutato a riaccostarsi al Signore, sono state lontane per anni dalla fede, però più di qualcuno mi ha detto, sai, il catechismo che avevo imparato ogni tanto mi tornava in mente, quindi ogni tanto c'era questo richiamo ancestrale, certamente poi io lo soffocavo, però questa cosa c'era. Perché? Perché c'era dentro qualcosa, se dentro tu ci metti il nulla, ma che te richiama? D'accordo? Come fa a richiamarti se non c'è più niente? Allora, queste sono le premesse. A questo punto passiamo ai contenuti. Tutti sanno che il catechismo di San Pio X è fatto con il metodo della domanda e risposta. Ripeto, metodo che si possono fare tutti quanti i sorrisini che uno vuole e tutti quanti i tentativi di accantonamento o di rottamazione che uno vuole. Io sono convinto che questo metodo, e l'ho testato anche a livello pratico, funziona ancora. Ed è tutt'altro che da disprezzare. Ripeto, l'esperimentazione e i tentativi fatti, per quanto interessanti e avvincenti, tutti questi grandi risultati non li hanno ottenuti. Io credo che in ogni cosa, e questo anche noi, uomini di chiesa, ogni tanto qualche domanda ce la dovremmo fare, no? Perché noi non possiamo andare avanti come treni sulla base di idee preconcette, di slogan. Siccome il catechismo di San Pio X è nozionistico, lui voleva il catechismo in forma di vera scuola, quindi cioè tu devi andare a scuola e te lo devi studiare, ecco qua, ecco, riduciamo la fede ad una lezione che tu apprendi.
Io posso anche, come dire, convenire che alcuni di questi rilievi magari possono anche avere il proprio fondamento. Dico, però, vabbè, cambiamo, cambiamo. Dopo che hai cambiato, però, tu devi fare una verifica. Devi fare una verifica. Perché se il cambiamento non ha funzionato, che cosa vogliamo fare? Io adesso non voglio far polemica, d'accordo? Però, sapete quante volte a me verrebbe in mente, anche quando sento delle disquisizioni di vario genere? Pensiamo alla riforma liturgica. Argomento caliente, no? E un mio familiare era il nipote, quindi un mio familiare, nel senso una persona che sta nel mio parentato acquisito, era il nipote del Cardinal Traglia. Il Cardinal Traglia, chi conosce, era il vicario della diocesi di Roma ai tempi del Concilio Vaticano II. Allora, che cosa succede? Che perché è stata chiesta la riforma liturgica e fatta la riforma liturgica con il Concilio Vaticano II? Per un motivo molto semplice, che già negli anni 60 la percentuale dei battezzati che frequentava la messa domenicale era calata rispetto ad alcuni decenni prima e si attestava, udite, udite, attorno al 60% rispetto all'80, anche 85% degli anni 20-30. Che ha capito i numeri che c'erano? Dice, stiamo perdendo i fedeli, qua bisogna fermare questo amore, dobbiamo fare riforma liturgica perché pensavano, a messa capisce niente nessuno, sta messa è pesante, tutte queste pause di silenzio, poi il latino, facciamo qualche altra cosa. Per carità, l'hai fatta? Ma come sono i numeri oggi? Punto interrogativo. Ha funzionato? A me non sembra che abbia funzionato, non voglio far polemica, non so, io non lo faccio né il vescovo né il papa, cioè se ne occuperanno loro di queste cose. Dico però, ragazzi, cioè, se tu fai una cosa, vuoi vedere se funziona oppure no? Se non funziona, vuoi farti qualche domanda? Vuol dire che torniamo indietro? Non è detto, d'accordo? Però qualche domanda te la fa. Non puoi continuare a dire. Quindi se ti sei messo in testa una cosa, se quello non funzionava, quello che ho fatto che è nuovo funziona, poi dinanzi agli occhi non funziona e tu continui a dire che funziona. Non si può fare questa cosa, no? Cioè, non è una cosa, cioè, corretta, non è una cosa da persone sensate, non è una cosa da persone intelligenti. E se uno avesse fallito, ha fallito. Abbiamo fallito, ci siamo sbagliati. E che sarà mai? Vediamo che cosa si può fare. Torniamo indietro, ci inventiamo qualche altra cosa. Su questo si può discutere, però. Allora, numero uno, chi ci ha creato? Secco, ci ha creato Dio. Attenzione, qui viene introdotto il concetto di creazione, perché il concetto di creazione per noi è un concetto fondamentale. Lo rivedremo poi, che significa creatore nel numero 4. Ma subito si comincia evidenziando, come dire, una caratteristica fondamentale di ciò che Dio è. Dio è l'origine di tutte le cose che sono, di tutte. Punto. E chi sarebbe questo Dio? Numero due. Chi è Dio? Ecco qui, questa è una delle prime famose definizioni del carisma di San Pio X, bombardata di attacchi. D'accordo? Perché scolastica, filosofica, astratta. Ma se questa è astratta, come dire, è astratto anche il libro dell'Esodo, l'episodio del rovi tordente, perché quando Mosè chiede a Dio: come ti chiami? Io sono colui che sono. Ora, io sono colui che sono, se uno conosce un pochino di analisi logica, d'accordo? Cioè dove il predicato esprime l'essenza, io sono colui che sono,
significa io sono l'essere, detto proprio in due parole. E chi è Dio, secondo il Catechismo dei Santi Padri? Dio è l'essere perfettissimo, uno, creatore, due, e signore del cielo e della terra. Questa, tra virgolette, definizione di Dio è appropriatissima, non è affatto astratta, scolastica e filosofica. Dio è l'essere, cioè colui che è. E poi più avanti si vedrà subito che significa colui che è. Io sono colui che sono. Perfettissimo, che significa? Significa che tutte le perfezioni possibili e immaginabili si trovano in Dio in grado sommo, che più sommo non si potrebbe trovare. Perfettissimo è un superlativo assoluto, non si usa in italiano perché già perfetto è un superlativo irregolare, d'accordo? Quindi perfettissimo è, come dire, è una iperbole. Ma fior di padri della Chiesa dicevano che quando si parla di Dio si deve parlare sempre attribuendo il top, perché tutto ciò che di buono, di vero e di bello c'è, Dio ce l'ha per essenza, quindi lo possiede, ripeto, al massimo grado concepibile e immaginabile. Molte cose sono belle, ma Dio è il bellissimo, Dio è la bellezza stessa. Questo significa perfettissimo. Molte cose sono vere. Ma Dio è la verità per antonomasia. Molte cose sono buone, ma Dio è la bontà stessa, è il buonissimo per eccellenza. Quindi tutti quanti gli attributi che si possono concepire di Dio, Dio è sapiente, Dio è sapientissimo. Pensate alla preghiera eucaristica del padre del canone romano, no? Che comincia con Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo tuo figlio e nostro Signore, no? Padre clementissimo. Vedete, gli attributi iperbolici. Uno. Secondo, creatore. Le due caratteristiche proprie di Dio. Di creatore non parlo perché più avanti si spiega proprio che cosa significa creatore, no? I numeri 3, 4 e 5 approfondiscono il perfettissimo, il creatore e il Signore. Che significa perfettissimo? Il numero 3. Perfettissimo significa che in Dio è ogni perfezione, senza difetti e senza limiti, ossia che Egli è potenza, sapienza e bontà infinita. Mi sembra molto chiaro. Sapete che la potenza si attribuisce al Padre, la sapienza al Figlio, la bontà allo Spirito Santo, tra l'altro. Quindi senza difetti e senza limiti. Che significa creatore? Caratteristiche di Dio solo, eh? Creatore significa che Dio ha fatto dal nulla tutte le cose. San Tommaso d'Aquino, quando parla della creazione, diceva in latino creatio ex nihilo, dal nulla, rei e subietti della cosa e del soggetto di tutto. Il fatto che poi una volta, per esempio, noi siamo esseri umani, no? Io non sono stato creato integralmente dal nulla, d'accordo? Perché la mia natura umana è stata generata da mio padre e da mia madre, ma c'è una parte di me anche in ciò che è, che è creata dal nulla, da Dio, che è la mia anima, la tua anima. E in ogni caso, tutto ciò che è, che noi vediamo, quindi tutta quanta l'infinità delle cose che vediamo anche in questo nostro piccolo mondo, ha avuto origine dal nulla. Su questo noi non possiamo transigere.
Sono decenni che ci sono tentativi teologici di conciliare, e non si capisce proprio manco bene perché, la teologia cristiana e la verità cristiana della creazione con la cosiddetta evoluzione. C'è questo stato, io sinceramente, stasera esprimo anche qualche perplessità, no? Cioè, è da un pochino di tempo, ormai da diversi anni, che la nostra cara e santa Madre Chiesa, Madre Maestra, sembra che si sia fatta mettere all'angolo e si debba considerare una situazione di minorità, come dire, di che è complessata. Cioè, di fronte alla scienza, pensate anche di questi tempi quanto si parla della scienza, che poi bisogna vedere, per esempio, per quanto riguarda l'evoluzione. L'evoluzione non è scienza. Questo non lo dice Don Leonardo, questo lo dice il professor Zichichi, d'accordo? Quella è una teoria, è un'ipotesi, non dimostrata e non dimostrabile, tra l'altro. Non c'ha niente a che fare con la scienza galileiana, l'evoluzione, zero. Però noi siamo complessati, d'accordo? Siamo complessati perché adesso questi hanno detto che c'è bella, ma e qui invece noi diciamo che c'è la creazione e quindi ci hanno sbugiardati. E questi dicono che esistono due dinosauri che chi lo sa quanti milioni di anni, e invece la Bibbia fissa la creazione a 4.000 avanti Cristo, 4.000 circa avanti Cristo. Che dobbiamo dire? Che dobbiamo fare? Bah, io sinceramente sono molto molto, cioè lo dico da figlio della Chiesa, perché sono battezzato. E anche nel mio piccolo, da ministro della Chiesa, perché nel mio piccolo, insomma, ministro della Chiesa ci sono, in un grado basso e in una parrocchietta significante, ma sono un sacerdote, quindi sono un prete. Io personalmente non mi riconosco in questo stato, come dire, di minorità, come dire, sì, noi diciamo queste cose della fede, invece questi dicono le cose serie, questi parlano della scienza, ma io non mi ci sento per niente così, eh? Io non mi ci sento per niente così. Affatto, non avverto nessun tipo di complesso, nessun senso di inferiorità e di dover andare a rincorrere, no, devo trovare la giustificazione. No, io non devo trovare la giustificazione a niente, a nessuno. Noi riceviamo le cose della fede così come sono. Ha fatto da nulla tutte le cose. E che significa Signore? Attenzione, Signore in latino è Dominus. Chi conosce Padre Pio saprà che Padre Pio amava chiamare nostro Signore il padrone, lo padrone. Allora, Dominus in latino noi diciamo sempre, adesso, cioè quando noi diciamo Signore, traduciamo il Dominus. Dominus in latino significa il dominio quiritario nel diritto romano, cioè il Dominus è colui che ha una proprietà assoluta. Cioè, adesso qui bisognerà, adesso posso fare una lezione di diritto romano, ma non l'abbiamo imparato. Cioè, il dominio quiritario, quando c'è il dominio quiritario, quella cosa è tua e te la tocca a nessuno. È perfettamente nella tua disponibilità al 100%, cioè puoi fare quello che ti pare. Quindi, sentite il Catechismo del Pio Decimo, Dio. Signore significa che Dio è padrone assoluto di tutte le cose. Anche significa assoluto. Padrone assoluto, è roba sua. E può fare di tutte le cose quello che vuole, senza, punto primo, non chiedere permesso a nessuno. E punto secondo, senza dover rendere conto a nessuno di quello che fa, di quello che ci fa. Non so se mi spiego. Perché l'ha fatta lui. D'accordo? Cioè, scolastico, nozionistico, astratto,
Beh, sapere queste cose, insomma, di Dio, piuttosto che averne un'idea vaga, confusa, eterea, d'accordo, nebulosa, insomma, niente non è. E non è finito qui, adesso andiamo avanti. Punto sesto, Dio ha corpo come noi? Dio non ha corpo, Dio è purissimo spirito. Attenzione anche qui però, dire che Dio è purissimo spirito, cioè dire che Dio è, non ha un corpo come il nostro, non significa, come dire, relegare, non so, cioè, Dio in una sorta di nebulosa, d'accordo? Cioè, è una cosa sfuggente. Non ha semplicemente un corpo, nel senso che la realtà materiale Dio l'ha creata, ma non caratterizza la sua essenza. Questo noi lo sappiamo dal fatto che gli esseri più vicini a Dio sono i puri spiriti, cioè gli angeli, quelli che gli assomigliano di più. Dio è purissimo spirito. Anche gli angeli non è che sono. Gli angeli sono degli individui ben determinati, d'accordo? Localizzabili, se vogliamo. Non hanno semplicemente un corpo, quindi una materia, come noi, come non ce l'ha Dio. Sappiamo bene che la seconda persona della Santissima Trinità, ma ci arriveremo a suo tempo, che è puro spirito, come il Padre, come lo Spirito Santo. A un certo punto della storia umana, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e si è incarnato. Quindi la seconda persona della Santissima Trinità è l'unica delle tre persone divine che ha una doppia modalità di esistenza. Perché esiste, ecco, coeternamente col Padre e con lo Spirito Santo in quanto Dio, e da un certo punto della storia, poi come questo punto della storia si raccorda con l'eternità, ecco, è un bel problema. E non lo possiamo perfettamente risolvere, io non ne sono in grado, ma non, a mia conoscenza non molti ne sono in grado di farlo. E sicuramente a un certo punto il figlio di Dio ha acquisito una doppia modalità di essere. Attenzione, l'ha acquisita in forza dell'unione ipostatica in maniera irreversibile, cioè questa cosa durerà per tutta l'eternità. Per tutta l'eternità il figlio di Dio sarà vero Dio come il Padre, ma anche vero uomo come noi. Adesso arrivano i quattro attributi di Dio. Chi li sa? Punto interrogativo. Chi li saprebbe dire? Allora, il Catechismo di San Pio X li mette in quest'ordine: immensità, eternità, onniscienza e onnipotenza. Queste cose le dobbiamo sapere. Allora, dov'è Dio? Allora, la risposta è: Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo, egli è l'immenso. Attenzione, in cielo, in terra e in ogni luogo. E attenzione, qui spiego io, dire questo significa dire, attenzione, che Dio è simultaneamente tutto e dappertutto. Cioè, Dio sta evidentemente, sta qui dove io mi trovo adesso, e nello stesso tempo, tanto per capirci, si trova in chissà quale galassia sconfinata e sperduta, d'accordo? E al tempo stesso si trova in cielo con la sua. Né nel luogo dove abita la sua gloria, insomma, ecco quello che si chiamava nella tradizione il cielo empireo. Domanda: qualcuno di noi è capace di fare una cosa di questo genere? Ma neanche gli angeli, d'accordo? Io adesso mi trovo qui, esattamente dove mi trovo adesso, cioè a Sermoneta, in camera mia, d'accordo, dell'abitazione canonica, e non posso essere altrove, d'accordo? Domanda. Vedete come conosce il catechismo? Che cosa succede nella bilocazione? Sapete che Padre Pio, per esempio, si bilocava, no? Non era l'unico, è il caso più famoso. Che cosa succede?
nella bilocazione. E tu che cosa fai? Per lui è un gioco da ragazzi. Gioco da ragazzi. Concede a un essere umano di partecipare in piccola parte della sua immensità. Come Dio è simultaneamente presente tutto dappertutto, così ti partecipo questo mio attributo a te che sei una creatura limitata e ti faccio essere contemporaneamente a Sermoneta e a Milano. A Sermoneta stai facendo la catechesi e a Milano stai parlando con una persona. Per Dio questo. Cioè, non è niente, non è. Cioè, è il suo modo di essere abituale, per noi no. Comprì? Allora, vediamo un'altra cosa. Dio è sempre stato? Ecco, Dio è sempre stato e sempre sarà. Egli è l'eterno, attenzione, secondo attributo. L'eternità. L'eternità per noi è un attributo assolutamente trascendente e qui fa riferimento al libro dell'Esodo. Io sono colui che sono. Allora, nessuno di noi potrebbe dire una cosa di questo genere, questo è un altro attributo tipicamente divino. Cioè, noi sappiamo dalla fede, e lo possiamo anche concepire, la mia anima è immortale. Sappiamo che moriremo, d'accordo? Ma possiamo concepire, e alcuni filosofi, tra cui Socrate, ad esempio, è stato il primo grande esempio nella Grecia, no? C'erano arrivati anche con la ragione che l'anima deve essere per forza immortale. Quindi noi possiamo concepire, attenzione, una eternità in avanti, intesa come immortalità, quindi non finisce mai. Ma provate, chi ascolta questa cosa, provate a concepire un qualche cosa che non comincia mai. Che succede con una cosa che non comincia mai? La riusciamo a concepire? Mi ricordo i bambini quando parlo di queste cose, catechismo, dico, sapete che significa? Che Dio è da sempre e per sempre. Dice, ma uno, qualcuno mi dice, ma 300 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di anni fa, ma Dio esisteva? Dico, certo. E 300 mila milioni di trilioni di miliardi Dio esisteva? Ma certo. Certo. Cioè, che capiamo anche qui, andiamo, cioè, sono orizzonti che per noi sono inesplorabili, però questa è una caratteristica di Dio, l'eternità, l'eternità increata. Noi sappiamo che l'universo ci ha avuto un'origine, lo dicono anche gli scienziatoni che cercano di, come dire, di determinare quale sarebbe stata la data di nascita dell'universo. Ma tutti gli scienziatoni sono d'accordo che c'è una data di nascita dell'universo. Ah, ma la data di nascita dell'universo, cioè, prima che l'universo ci fosse, Dio semplicemente era, le tre persone della Santissima Trinità erano, punto e basta. Una chicca per chi conosce l'ebraico, cioè la formulazione ebraica del libro dell'Esodo ha il tempo imperfetto, cioè io sono colui che sono. Attenzione che l'imperfetto ebraico si può tradurre con tre tempi del nostro presente. L'imperfetto, e non è il più comune, il presente oppure, cosa per noi strana, il futuro. Cioè, se uno prende la definizione dell'Esodo, che è quella che appunto esterna, sintetizza l'eternità, si può dire così, io sono colui che sono, lo sappiamo tutti, ma si può dire anche io ero colui che ero, ma si può dire anche io sarò colui che sarò e poi si può giocare, io ero colui che sono, io ero colui che sarò, io sono colui che ero, io sono colui che sarò, io sarò colui che sono, io sarò colui che ero. Capiamo? Qualcosa sì, perfettamente no, però ci troviamo dinanzi a un essere che è immenso, cioè che è simultaneamente tutto dappertutto, quindi immaginiamo, no? Quindi trascende i confini dello spazio.
giusto? Che noi non possiamo trascendere, noi siamo per definizione spazializzati. L'eternità trascende i confini del tempo e noi siamo per definizione temporalizzati. Cioè, io adesso sto parlando nell'attimo presente, noi siamo incatenati, peggio che, che uno schiavo al remo alla galera. Sapete che la galera era, il nome che galera erano le galere, no? Dove stavano, ogni schiavo aveva la catena legata al proprio posto dove c'aveva il remo che doveva remare, no? Io non posso tornare indietro. Non soltanto che c'è una data di nascita temporale, ma io adesso sono le 22:20 del 27 ottobre. Io mica posso tornare all'inizio di questa catechesi. Io non ci posso tornare. Certo, sta catechesi è registrata, quindi posso andarmela a risentire. Ma io non posso tornare indietro nel tempo e rifarla. Uguale, non posso mettere il tasto rev, d'accordo? Non si può fare con la nostra. E né posso mettere il tasto FF. Io non posso arrivare adesso, passo da 50 quando avrò 75 anni, ammesso che ci arrivo, perché manco lo so, d'accordo? Non si può fare. Ma Dio, per questo, per Dio il futuro lo conosce come se fosse presente e il passato lo conosce come se fosse presente e tutto quello che c'è, d'accordo? Per lui non esiste ieri, oggi e domani. Voi immaginate relazionarsi così, no? Per esempio, nei tempi difficili che stiamo vivendo, nei tempi dell'impero di Satana, d'accordo? Che sappiamo che terminerà in gloria. Ma tu pensa, se tu riposi in Dio, che sai, che già sa tutto, cioè per Dio la vittoria finale che vivremo usciti da questi tempi bui, d'accordo? E che ci sarà, la vedremo noi, non lo sappiamo. Lui lo sa, per esempio, se io la vedrò, lo sa già adesso e si starà facendo un sorrisino, se magari così sarà, no? Capiamo, no? Non è la stessa cosa, a mio avviso, sapere o non sapere queste cose. E non sono conoscenze nozionistiche, perché queste poi hanno evidentemente un risvolto esistenziale e forte per quello che riguarda la vita di fede. Ancora, quali sono gli altri due attributi divini? L'onniscienza, no? Dio sa tutto? Dio sa tutto anche i nostri pensieri. Egli è l'onnisciente. Sapete quanti tuttologi ci stanno in giro che si pensano di essere chissà chi o chissà che cosa, d'accordo? Ci sono i tuttologi che sono la categoria peggiore di quelli che esistono, insomma, che parlano e straparlano di tutto, anche di quello che non sanno. Ci sono però in questo mondo anche le persone colte, d'accordo? Quindi non è che parlano a vanvera, quindi che hanno acquisito alcune conoscenze, hanno studiato, hanno conseguito pure dei titoli e quindi non parlano a vanvera, non fanno i tuttologi. Ragazzi, ma qualcuno può competere con l'Altissimo? Facciamo un po' di esempi. Dio, tutte le lingue che ci stanno sul pianeta Terra, le conosce tutte quante. D'accordo? Tocca fargli esempi. Dio, tutte quante le disci, tutto lo scibile umano che noi conosciamo oggi, lo conosce tutto quanto. Nostro Signore Gesù Cristo, facciamo un esempio un po' più dirompente, ma voi pensate che il nostro Signore Gesù Cristo, quando era sulla terra, in quanto Dio, non certamente in quanto uomo, non era in grado di progettare un iPhone? Vediamo. Non l'ha fatto, evidentemente, perché Dio non si mette a fare cose di questo genere, no? Immaginate, un conto è non l'ha fatto perché non l'ha voluto fare. Un conto è non l'ha fatto perché non lo sapeva fare. È molto diverso. Dio sa tutto. E attenzione, questa è una cosa che più ci ha ricordato. Conosci i nostri pensieri. Noi davanti a Dio non ci possiamo nascondere. La Sacra Scrittura dice che davanti a Lui tutto è nudo. Davanti a lui tutto è nudo.
C'è il Salmo 138, il Signore tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando siedo e quanto mi alzo, penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo, ti sono note tutte le mie vie, Dio lo sa tutto quello che ci passa per la testa, lo sa quello che pensiamo, lo sa quello che sentiamo, sa le nostre intenzioni, sa tutto di noi. Questo non ci deve dare, come dire, un'idea brutta, cioè... Per un amico di Dio questa è di grandissima consolazione. Cioè, pensiamo una persona che vuole bene al Signore, che vuole servirlo, no? E sa che il nostro Signore ti vede, e il Signore mio, guarda, io non lo so manco se sto a far bene o non sto a far bene, guardami, cioè a me mi sembra di essere sincero nel cuore, cioè a me sembra che cerco il tuo regno, che cerco la tua volontà. Allora, se noi facciamo una cosa di questo genere, a Dio lo sa se è vero oppure no, eh? Non lo possiamo ingannare all'Altissimo. Chi è che ha paura del fatto che Dio vede tutto? Questo è sempre così. Andiamo alla prima lettura della messa di oggi, consigli per gli acquisti, come li hanno fatto, no? Cioè, chi è che ha paura del fatto che Dio sa tutto? Chi ha la coscienza sporca, d'accordo? Perché se ci pensa... dovrà far venire alla coscienza che tutte quante le stupidaggini, tutte le cattiverie, tutte le ipocrisie, tutti i mali pensieri che tu hai fatto, Dio riconosce. Pensiamo conoscere questa cosa qui come ci fa vivere serenamente la confessione, no? E anche non solo serenamente, ma anche seriamente la confessione. Perché se tu ti vai a confessare e conti le balle, d'accordo? O ti metti che alzare al prete tutte cose, non gliele dici perché sennò poi si arrabbia o perché ti vergogni. Ma chi vuoi prendere in giro? Cioè, chi vuoi prendere in giro? Il prete. Il prete in quel momento, da quando c'è la stola, è un ministro di Cristo. È chiaro che lui esercita il ministero della confessione da uomo, a meno che Dio non voglia concedere... Allora, vogliamo parlare di Padre Pio? Ma Padre Pio conosceva il futuro e leggeva i cuori. E beh, se uno comunque capisce questa cosa qua, che problema c'è? Come mai lei conosceva il futuro e leggeva i cuori? Dio gli ha partecipato qualcosina della sua onniscienza. Quando chiedevano a Padre Pio, dice, ma tu com'è che sai tutte queste cose? Dice, guaglio. E ogni tanto Dio mi fa leggere qualcosa del suo libro. Così. E a proposito dell'eternità, cioè del fatto che Dio travalica i confini dello spazio e del tempo, quindi è in grado anche di fermare il corso del tempo, vogliamo parlare dei morti che non si corrompono? Per Dio questo è un gioco da ragazzi. Non ci vuole niente per lui. Se lascia le cose al corso naturale, tutti quanti sperimentiamo sul nostro corpo non solo la morte, ma la corruzione del nostro corpo, che è figlia diretta della corruzione che il peccato porta dentro la nostra anima e conseguenza. Ma se Dio vuole eternizzare lo stato in cui io mi trovo al momento della morte, ma per lui è un gioco da ragazzi. Cioè, ma di che vogliamo parlare? E vediamo l'ultimo attributo. Dio può fare anche il male? No, scusate, Dio può far tutto? Tutti sanno, credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Attenzione, Dio, attenzione, può fare tutto ciò che vuole. Io aggiungo sempre, ma non vuole fare tutto ciò che può. Se uno capisce bene questo attributo e ci crede, attenzione, Dio può fare tutto ciò che vuole. San Giovanni Battista diceva: "Uè, Dio può far sorgere figli di Abramo anche da queste pietre". E quindi però voi non cominciate a dire che siete figli di Abramo. Perché essere figli di Abramo, se non fate le opere di Abramo, serve soltanto a far andare all'inferno prima del tempo.
Ma noi ci crediamo che Dio è, cioè, Dio è onnipotente. E attenzione, nell'onnipotenza, attenzione, il male Dio non è che non lo vuole fare. Numero 11, Dio può fare anche il male. Dio il male non lo può fare. Non lo può fare. Non è che non vuole farlo. Perché fare il male è la cosa più idiota che esista. Cioè, una persona, cioè un essere che è perfettissimo. Il male è sempre privazione di bene. Per cui fare il male è cosa folle. Per cui Dio non solo non lo vuole fare, ma non lo può fare perché non può volerlo, essendo bontà infinita. Attenzione però, sempre il numero 11, tollera il male che fanno le creature per lasciarle libere veramente. E nella sua onnipotenza spettacolare sa ricavare il bene anche dal male. L'ultimo numero, perché poi ci fermiamo al 12, perché il 13 apre un altro capitolo meraviglioso che vedremo la prossima volta. Se Dio ha cura delle cose create, quindi le ha create. Ma non esiste soltanto l'atto creativo, cioè trarle dal nulla con un atto della sua volontà, perché è con la sua volontà che Dio fa tutte queste cose. Ma poi c'è il mantenimento nell'essere, cioè la cura e la provvidenza. Numero 12, Dio ha cura delle cose create, Dio ha cura e provvidenza delle cose create, attenzione, e le conserva e dirige tutte al proprio fine, con sapienza, bontà e giustizia infinita. Diceva San Tommaso d'Aquino, ecco perché gli uomini che rifiutano di riconoscere Dio e di rendergli culto sono proprio folli. Cioè, tu non ti sei fatto da solo e devi adorare chi ti ha fatto, ma non solo non ti sei fatto da solo, io adesso sto parlando, semplicemente sto parlando, cioè sono conservato nell'essere ora. Perché in questo momento Dio mi sta conservando nell'essere. Ciò che fa Dio, io spiego sempre in questo modo, la conservazione de nell'essere delle cose create, fatta da Dio, è analoga a quello che fa il battito del cuore per quanto riguarda la vita biologica. Attenzione, se il mio cuore si ferma di battere, il mio corpo fa caput, seduta stante. La morte proprio biologica, non quella cerebrale, qui trapianti, organi, eccetera, eccetera, ciò per disastri argomenti per ora. La morte biologica è data dalla cessazione del battito cardiaco. E che cosa succede? Fine. Allora, se, attenzione, se Dio cessasse la sua attività di conservazione nell'essere di me, non soltanto finisce la vita del corpo, attenzione, io tornerei nel nulla da cui sono stato tratto. Ci sarebbe la dissoluzione dell'essere. Questa è una verità di fede, non è evidente. Ma voi pensate, per esempio, se uno capisce questa cosa, pensate uno alla nefandezza della bestemmia. Ma tu come fai a bestemmiare contro colui che ti ha creato e ti conserva nell'essere? Che se poco poco non fosse quello che è, quindi bontà infinita, ma con un atto istantaneo della sua volontà ti annichilerebbe, ti farebbe tornare nel nulla. Ma tu sei matto, furioso sei. Che bestemmi. Bene, amici, questa è la prima puntata del Catechismo di San Pio X. Se vi è piaciuta, ci vediamo il prossimo mese. Per ora gli daremo cadenza mensile. Poi, se Dio vorrà e disporrà le cose, vedremo di trovargli una cadenza differente. Alla prossima, amici. Dio vi benedica e la Madonna vi proteggerà.